Proseguono sempre con la massima intensità gli incontri culturali allo storico caffè letterario delle Giuberose di Firenze. Solo ieri ci siamo lasciati con Jacopo Chiostri, che insieme a Riccardo Ghiribelli condivide la responsabilità dell'organizzazione degli eventi culturali all'interno dello storico caffè, dove ebbero il loro ritrovo più consueto i futuristi. E ieri ci siamo lasciati in occasione della presentazione di un libro sulla poesia dei romantici inglesi. Oggi ancora poesia, domani ritorneremo qui con Pierina Laganà per presentare una mostra di pittura, e quindi ogni giorno chi verrà alle Giuberose troverà sempre una proposta interessante per quanto riguarda ovviamente la cultura. Oggi, che è sabato 26 settembre 2015, sarà presentato fra pochi minuti un libro di poesie, Il senso delle parole, della poetessa fiorentina Mary Bianchi, poetessa già nota ai nostri telespettatori perché ovviamente non è giovanissima, ha già una lunga carriera nel mondo della poesia e spesso abbiamo presentato ai nostri telespettatori sia le sue performance sia le presentazioni dei volumi che hanno preceduto quello presentato quest'oggi alle Giuberose. Jacopo Chiostri inviterà i nostri telespettatori a venire ai prossimi eventi. Questo è l'evento di un giorno e quindi non sarà possibile replicarlo, però il libro sarà in tutte le librerie, quindi chi verrà stimolato dai successivi interventi e da quello di Jacopo ovviamente lo troverà nelle librerie. Sì, seconda giornata di un weekend di fuoco, abbiamo tre eventi oggi, questo importante incontro di poesia con la presentazione anche di Anna Balsamo, Mary Bianchi con questo libro inedito, Il senso delle parole, in permanenza, che è un termine, mi spiegava prima, che si deve al grande pittore Velázquez, poi spiegheremo esattamente il significato di questo termine. E cosa ti posso dire? Come dici sempre te, questo Le Giuberose è il locale che non chiude mai, perché oramai stiamo aperti 365 giorni l'anno, dalla mattina fino a rotazione 24 ore su 24, quindi i quadri si possono vedere praticamente tutto il giorno. Invece per queste occasioni bisogna venire, ma oggi credo che chi viene oggi sicuramente azzecca la giornata giusta, perché leggeremo queste poesie e credo che poi resteranno a chi le ascolta. Insieme a Mary Bianchi, che vedete alla mia sinistra, alla destra per chi sta guardando in questo momento il televisore, e c'è Anna Balsamo, altro volto conosciutissimo, non solo del mondo della poesia ma anche della critica d'arte, spesso è presente anche in occasione dei vernissaggi, delle mostre, degli amici artisti. Prima di passare però il microfono a Mary Bianchi per la presentazione del suo libro, vorrei che Anna Balsamo anticipasse di qualche minuto quello che sarà fra poco il suo intervento critico a favore del pubblico delle Giuberose. Mary Bianchi è qualcosa di straordinario, perché non segue nessuna scuola, quindi non è una poetessa di maniera, è tutta sua la vena. Io presenterò un excursus un po' su tutto quello che conosco di Mary Bianchi. La conoscenza con Mary Bianchi l'ho fatta come vicepresidente della Camerata dei Poeti, andando alla biblioteca di Sant'Egidio, dove la Mary con tanta pazienza curava i nostri problematici biglietti, perché erano carichi di notizie. E ho visto subito una persona sensibile. Quando mi ha dato da leggere i suoi libri, sono rimasta stupita intanto per la concezione di un libro che riuniva due in uno, cioè rovesciando il libro. Quindi anche queste operazioni di grafica e di redazione del libro a me interessano molto. Mary è nata a Firenze, dove attualmente risiede, è laureata in pedagogia, lettere e filosofia ed è dottoressa in scienze storiche. È iscritta all'albo dei pedagogisti AMPE dal 1991, è stata premiata da Edoardo Sanguinetti per il libro La nebbia sfianca la collina. Finalista nel 98 del premio Firenze e al premio internazionale maestrale di San Marco a Sestri Levante, ha ricevuto la medaglia di bronzo nel Salone del 500 di Palazzo Vecchio nell'ambito del concorso di poesia indetto dall'Associazione Culturale Firenze Europa, presieduta da Marco Cellai nel 2001. Nel 99 è stata premiata dall'Associazione Culturale Marzocco per il libro Le parole finestre dell'anima. Ha collaborato con le associazioni Pianeta Poesia di Franco Manescalchi e la Camerata dei Poeti con la poetessa Anna Balsamo, della quale la stessa Anna ci ha ricordato poco fa il legame. Il senso del titolo è che talvolta non si esprime solamente, non esprimiamo ciò solo che
quello che sentiamo solo con le parole. Può essere, le parole possono essere pietre, come possono essere anche carezze, dipende in che contesto vengono dette, come vengono dette e se riusciamo anche a percepirle, a capirle queste parole, perché talvolta non riesco a capire magari un contesto, una situazione e io sento la necessità e ritengo che ogni parola ha il suo significato. Dal momento che te mi dici sei una bastarda, per esempio, io ho bisogno di capire perché sono una bastarda. Se te mi dici sei una persona bella, bella cosa vuol dire bella? Cioè, bella per me vuol dire bella dentro, vuol dire essere dentro alla vita, essere con il tutto, essere soprattutto con gli altri. Infatti anche la mia riflessione è che il senso delle parole deve esistere non solo tramite il tablet, tramite il cellulare, sempre iperconnessi nel computer o nei mass media. Sono importanti i mass media per comunicare. Noi poetesse già 20 anni fa abbiamo detto la poesia è comunicazione, quindi ci dobbiamo avvalere dei mass media, perché in qualche modo qualcuno, ciò che non piace a te può piacere a un'altra persona. Quindi ogni cosa, la parola ha senso sempre, ma deve comunque, non deve, anche il silenzio può essere parola. Però la parola, il guardarsi negli occhi, il doversi comunicare certe emozioni, il dover essere chiari nelle cose, di dire sì sei brava ma, cosa vuol dire ma? Sì sei brava ti darei 110 lode ma, cioè dimmelo chiaro, dimmi cosa, cos'è che magari sono stata carente, laddove io possa aver offeso una sensibilità, laddove posso essere risultata una presuntuosa, laddove posso anch'io aver sbagliato, dimmelo, diciamoci le cose in modo chiaro. E poi una cosa, per esempio oggi siamo, perché ho scelto il senso delle parole, in particolare una parola dei poeti surrealisti francesi, in permanenza. Per me questa parola mi ha colpita tantissimo, ho visto la pittura e se ne sono avvalsi molto i pittori del Seicento nei ritratti anche alle famiglie reali. Ecco, Velázquez, che in qualche modo era fra il popolo, viveva da povero pittore artigiano, veniva chiamato in un castello da un re, doveva fare ritratti familiari e allora lo trattavano come un artista pezzente, non era il grande Velázquez poi. Diceva, ma insomma perché ci dovete trattare così, spendete magari milioni e milioni e il popolo lo affamate con i vostri ritratti, ma in fondo la vita, questa vita è l'unica certezza che tutti abbiamo, sia poveri che ricchi, sia bianchi che neri, sia gialli che rossi, siamo umanità, siamo persone che abbiamo tutto il diritto di vivere, esistere e quindi non ha senso trattare il popolo in queste condizioni. Ecco, da questa contestazione, che in qualche modo è una contestazione poi ripresa dai poeti surrealisti e anche dai pittori che dal cubo futurismo sento la necessità di uscire da questi schemi tradizionali e poter andare verso delle metamorfosi, c'è cioè una metamorfosi, e si può dire che i poeti surrealisti in qualche modo ci fanno pensare ai nostri poeti scapigliati su a Milano, ci fanno ai poeti maledetti francesi come Mallarmé. Quindi non è che io con questo voglio rompere in qualche modo la comunicazione, vorrei dire andiamo più piano, come la lumaca, no? Si porta la casa dietro, chi va piano va lontano, chi va forte non si sa dove va. Normalmente si dice la morte, meglio dire mai di no. E questo è il senso delle mie poesie. Poi ci sono ovviamente le sensazioni, ci sono anche altre poesie inedite che leggerò insieme a Anna Balsamo e al dottor Jacopo Chiostri. Vogliamo citare anche l'editore, sì, e ricordare ai nostri telespettatori dove sarà possibile reperire questo volume fino a domani mattina. Dunque, il volume fino a domani mattina per ora sono poesie inedite, per cui ancora non
sono in cerca di editore. Le altre poesie sono già o nelle biblioteche, quindi allora qualche libro. Oggi tu hai portato alcuni dei tuoi recenti. Io ho portato dunque le parole Finestre dell'anima, che è già andato esaurito. Queste si trovano tutta la serie da trovate nelle biblioteche fiorentine, come all'Oblate e come alla Biblioteca dell'Orticultura, alla Biblioteca di Villa Rivabene. Ovviamente chi vuole le copie, il mio editore ha sempre il lavoro sulla pennetta, insomma, quindi si possono sempre ristampare. L'ultimo libro dei poesie inedite, Il senso delle parole, due o tre poesie sono in concorso con il Centro Culturale Firenze Europa, perché ogni mia poesia passa a concorso o passa tramite radio e sensazioni o interviste fatte con Meteo. Mancano poche settimane, perché il premio sarà il primo sabato di dicembre, come ogni anno. Il primo sabato di dicembre, infatti, ci sarà le premiazioni per i... Speriamo di incontrarci. Speriamo di rincontrarci al Salone di Cinema. Dobbiamo concludere l'intervista perché la sala delle Giuberose è già stracolma di pubblico, la presentazione sta per iniziare e tu devi ringraziare, è difficilissimo trovare degli sponsor che sponsorizzano la poesia. Quindi è un benemerito lo sponsor di questa manifestazione, lo dobbiamo citare. E in particolare vorrei ringraziare la Private Banker della Mediolanum, Francesca Pinosio, che ha sponsorizzato questa trasmissione e questa presentazione e offrirà agli amici di Mary, ai conoscenti, un drink buffet come momento conviviale e salutarci tutti. Il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani è onorato con la sua presenza a questa presentazione, una presenza dovuta perché tu conosci Mary Bianchi da tanti anni, apprezzi la sua poesia, ha avuto modo di presentare altre occasioni come questa in occasione di altre presentazioni di altri volumi e quindi non potevi mancare alla più recente raccolta di poesie di Mary. Sì, oggi è Il senso delle parole, il volume che raccoglie le ultime liriche di una poetessa come Mary Bianchi, che ormai si caratterizza per la originalità e l'innovazione che nella poesia riesce a esprimere da molti anni. Io ho l'onore di essere stato presentatore del suo primo testo, ormai una quindicina d'anni fa, in Palazzo Vecchio, e la conosco personalmente anche per le sue capacità di animatrice culturale che hanno portato in più occasioni non solo a presentare i suoi libri ma anche a diffondere la poesia di quelli che sono i poeti contemporanei più conosciuti a Firenze, con iniziative di cui Mary riusciva a esprimersi protagonista. Quindi volevo, anche se per pochi istanti, essere qui presente perché segue questo percorso che ritengo di grande prestigio di fronte a una persona che non finisce mai di meravigliare per la capacità con freschezza di rinnovare la sua poetica e di esprimersi con una sensibilità straordinaria che interpreta i sentimenti del nuovo tempo. Nella notte fonda penso a te, amore mio, in un cielo stellato ricordo il tempo, il luogo, l'ombra, mia dolce sposa, dal viso con occhi di stelle. E tu, giovane sposo vestito di oro, argento e diamanti, insieme con tanta gioia sorprendimi nel cerchio della luna.